Ciao ragazzi, sono sempre io Tuccio Lorenzo, qui su Tuccio TV e oggi, dato che fa veramente caldo, sono qui per dissetarvi un po' e per fare quindi un video recensione sugli energy drink. Oggi ragazzi visioneremo e assaggeremo un'altra Red Bull appartenente alla serie Summer Edition, ovvero la Red Bull Red Edition, ai frutti rossi e agli agrumi. Questa bevanda qui fa parte di un'edizione di una gamma intera di bevande, tutte quante a tema estivo, ideate appunto per questa stagione. Quindi sono di tutti i colori e ricordo quando nel 2013 furono pubblicizzate, furono distribuite in tutti i negozi durante appunto il periodo estivo, io rimasi veramente stupito. Anche se adesso, appunto, ormai ne è passato di tempo, è possibile reperirle in qualunque negozio e appunto in qualunque periodo dell'anno, quindi senza dover aspettare magari l'estate. Vi assicuro che sono bevande del tutto innovative, con gusti nuovi rispetto alla classica, e anche per questo motivo hanno fatto un boom, sono proprio esplose in tutto il mondo. Direi quindi di non perderci in chiacchiere e di visionare questa lattina. Allora, eccoci qui ragazzi con la nostra lattina di Red Bull Red Edition. Prima di iniziare però vorrei fare una piccola premessa. Dato che trovo poco utile visionare il design di tutte quante le lattine appartenenti a questa gamma o comunque a questa edizione, perché esteticamente sono quasi tutte uguali, cioè cambia il colore. Cambiano le scritte, ma finirei per dire le stesse cose in ogni video. Ovvio che poi il sapore cambi e sia differente da lattina a lattina, però appunto esteticamente sono uguali. Ma dato che a voi piace appunto questo format, o comunque il fatto che io visioni la lattina, beh, perché non dovrei portarlo? Quindi che dire ragazzi, il design di questa lattina è totalmente differente rispetto a quello delle classiche lattine di Red Bull. Vi faccio un piccolo esempio, il logo, ovvero quello dei tori che si scontrano, non si trova più qui al centro, ma è stato ingrandito e spostato qua in alto a sinistra e appunto ha un color argento. Mentre il resto della lattina, lo sfondo, diciamo, è di un bel rosso acceso metallizzato, quasi a richiamare i frutti rossi. Oserei quindi dire un rosso lampone. Qui vediamo scritto gusto frutti rossi e agrumi, ovviamente, mentre sul retro non possono mancare le indicazioni, i valori nutrizionali e tutti gli ingredienti casomai vi dovesse interessare. La lattina è da 250 ml, qui troviamo la scritta Red Edition e in verticale la scritta Red Bull. Quindi direi subito di aprirla e di assaggiarla. Eccoci qui ragazzi, sempre con il nostro bellissimo bicchiere trasparente, così da poter appunto visionare il contenuto della lattina, un po' il colore e un po' le sue caratteristiche. Perciò direi di aprire la bevanda e di versarne qui dentro il contenuto. Allora, ragazzi, la cosa che mi piace parecchio di queste bevande è il fatto che appena si apre la lattina, l'odore, proprio il profumo è veramente intenso e davvero è molto molto invitante. Fa venire voglia di provarla. In questo caso si sente proprio l'odore dei frutti rossi e degli agrumi. E niente, vediamo un po', il colore di questa bevanda. È di un bel rosso, scuro, molto molto torbido, non è un insulto alla bevanda, anzi, ha proprio tutte le caratteristiche che rendono, questa qui, questa Red Bull, appunto ai frutti rossi, proprio questo color lampone, mi ricorda molto il succo dei lamponi, e infatti davvero, dopo tutto anche la sua trasparenza, non so se si nota a video, ma appunto una piccola trasparenza ce l'ha, adesso che magari la schiuma si è un po' dissolta, adesso che non c'è più la schiuma, si nota un po' la trasparenza, un po' come il vino, ecco, quindi direi subito di provare questa bevanda perché davvero muoio dalla voglia di assaggiarla.
Eccoci qui ragazzi con la nostra bevanda, muoio appunto dalla voglia di assaggiarla perché davvero il colore e il profumo mi invita, perciò la provo istantaneamente. Che dire ragazzi, questa bevanda è veramente fenomenale, ha un contrasto di sapori veramente assurdo. Mi spiego bene. Appena questa bevanda entra in bocca, esplode proprio di dolcezza. Questo è dovuto al fatto della presenza appunto dei frutti rossi. Però nello stesso tempo si sente un retrogusto, ma io oserei chiamarlo un gusto in secondo piano, dato che si va un po' a intrecciare al gusto proprio dei frutti rossi. Sto parlando appunto del sapore degli agrumi, che è un po' aspro, un po' amaro, si può dire agrodolce, ecco, utilizzando dei termini più chiari. E appunto vanno insieme, viaggiano insieme questi due sapori e davvero in bocca sono qualcosa di... Un'altra cosa che apprezzo di questa bevanda è il fatto che non sia troppo frizzante, e questo, come ben sapete ormai, a me piace molto questa caratteristica qui. Quindi direi subito di passare ai saluti finali. Che dire ragazzi, se amate una bevanda dal sapore dolce ma nello stesso tempo un po' aspro, quindi appunto questo sapore agrodolce, beh, la Red Bull Red Edition fa per voi, soprattutto se appunto amate i frutti rossi come i lamponi, le fragole, l'iris, quindi davvero questa bevanda è ottima. A parer mio è molto buona insieme a tutte quelle bevande appartenenti alla categoria Summer. Infatti non c'è solo questa, ho già portato sul canale la Lime Edition e anche la White Edition. Porterò probabilmente anche la Yellow Edition, che è quella, se non sbaglio, ai frutti tropicali. Correggetemi se mi sbaglio. Comunque sia, io concludo qui questo video. Se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, se conoscete anche voi altre bevande bizzarre o comunque del tutto nuove, fatemi sapere così le recensisco qui sul canale. Noi ci becchiamo al prossimo video da Tuccio TV. Ciao!